I'm on some pimp shit, but allora, diciamo che sto parla musica. Comunque, allora, buongiorno a tutti. Questo sarà il nuovo Full Day of Eating. Solo che non posso incominciare la mattina perché ormai è infattibile. Noi ci svegliamo ormai a mezzogiorno, un quarto, mezzogiorno e mezza. Quindi adesso sono le 3 meno 5 e andremo al mare. Comunque queste clip qua ve le butterò in mezzo. Cioè adesso mi metterò magari un po' di mare, un po' delle cose che facciamo. E intanto ti metterò anche il giorno magari di domani, che sarà bello al completo, con quello che mangerò dalla mattina alla sera. Qui c'è Leandro. Ciao. Siamo al mare. Questo full day of eating qua lo volevo fare appunto in Inghilterra, solo che mi sono svegliato proprio gli ultimi giorni, quando appunto me ne stavo per andare via e non avevo più comprato cibo, quindi non sono riuscito a farlo. Infatti avevo fatto anche un video dove andavo a fare la spesa e non so se lo metterò. Praticamente qua adesso 2 litri di latte, perché io e l'altro mio coinquilino dobbiamo condividerlo. Poi qua ci sono i muesli, 2 kg di petto di pollo. Poi lì c'è dell'insalata. Qua abbiamo un succo di frutta super natural, senza coloranti e schifezze aggiunte. Questo è il suo pollo. Poi qua ci sono, non so, troppe banane. Ah, e poi c'è anche un sacco d'uva, perché è l'unico tipo di frutta che mangio. Ma ci sono un casino di persone nude, perché questa qua praticamente è la parte dei nudisti. Infatti, vabbè, dai, non vi faccio vedere niente. Comunque, sì. No, volevo solo far vedere un po' qua com'è il saltino. Caruccio, eh? Raga, mi sa che sarò il primo. Sì, infatti, sarò il primo. Guarda, vuoi vedere? Vuoi vedere? Magari togliti le scarpe. Siamo pronti? Comunque mi ero dimenticato un piccolo particolare dentro la tasca dei pantaloni del costume. Avevo questo. Perfetto. Dovremmo aspettare adesso che si asciughi. Comunque, io direi, potremmo fare un piccolo cambio di camera e ricominciamo. No, non è No, bro, è caldissimo. Dai, ci vediamo dopo. Ciao. Cambio di camera. 3, 2, 1. Ce la possiamo fare. Dai, cambio camera. Ok, tu dietro di me. Ok, boh, proviamo. Vai. 6, 3, 2, 1. Il momento di farlo funzionare alle 4. Una banana, oppure io mi mangiavo 3 o 4 gallette col burro d'arachidi. E poi, sempre come per lo spuntino del mattino, 120 grammi di fese di tacchino. Questa qua è fese di tacchino dorata, rosolata, credo. E poi un pacchetto di gallette, me lo faccio durare o per tutta la giornata se riesco, oppure ne mangio 1 e mezzo,
Comunque sono gallette, io le preferisco al mais perché al farro e al riso non mi fanno impazzire. E questo è. Poi appunto post workout, diciamo, ok, se non mi ammazzo è una bella cosa. Comunque post workout solitamente mi mangio o due scatolette di tonno oppure 100 grammi di petto di pollo. Guardate lì là, che belli, che belli. Ciao belli, ciao belli. Mi salutano. E io invece faccio altro. Io direi che ci vediamo dopo. Wow! Siamo tornati dalla spiaggia. E dato che io voglio fare un richiamo di dorso, ho visto un video degli Street Gorilla. Street Gorilla, comunque adesso c'è qui sotto. Leggete, leggete. E praticamente il senso sarebbe di prendere un lenzuolo, ai due capi farci due nodi da questa parte qua, praticamente due nodi del genere, attaccarli qua in questo modo, non vi si spacca il lenzuolo, ve l'assicuro. E praticamente questa qua è una sbarra per le trazioni e potete fare quante cavoli di trazioni volete in diversi modi. Tua madre ti ha chiamato, sei in live adesso. Ciao. Riprendimi un secondo. Ok. E praticamente si possono fare in questo modo le trazioni, più per i bicipiti, in questo modo, e se non mi sbaglio anche in questo. Adesso io proverò a fare queste qua. Riprendimi la schiena. Aspetta. Ne faccio a sfinimento. Raga, vi posso assicurare che fa un casino. E davvero è troppo faticoso, è davvero troppo faticoso. Infatti provo anche in quest'altro modo, quest'altro modo. Che raga, direi recupero un minuto e mezzo e si fanno 10 serie. No, 10. 10 da 10, perfetto. Ma niente, solo questo. E ci vediamo dopo alla cena. Ci vediamo alla cena. E vi lascio con questa vista spettacolare. Allora, ce l'abbiamo fatta. Questa è la nostra cena. Mezzo chilo di pasta in due, 500 grammi, dato io volevo il riso, ma sto pezzente qua ha voluto la pasta, dato che siamo in vacanza. Perché non c'è pasta col sugo? No, c'è il riso, in dispensa. Comunque, e poi mezzo chilo di petto di pollo, che poi alla fine non è mezzo chilo. Urlo un po' perché c'è la lavatrice che sta andando. Non è mezzo chilo alla fine, perché 200 grammi saranno solo ossa e poi saranno... Quanti grammi sono? 70 grammi di insalata. E questo è. Poi magari anche una banana. Ah no, ah. Poi c'è questo che è... Cos'è? Cos'è sta roba? Roba buona. Dai, spiegaci. No, perché sono solo io quello che fa la dieta. Dai, spiegaci la tua di dieta. La dieta non è una dieta. Io mangio perché il cibo è bello e non bisogna privarsi del cibo. Avete capito. Però lui c'ha gli addominali. Esci gli addominali. Becca di sta. No, comunque questo è pane con tostato. No. Cos'è? Dai, spiegaci. Con uovo, pane bagnato nell'uovo, nel latte, fritto con sopra la Philadelphia. Tanta roba, raga. Tanta roba. Queste sono le ricette. Quindi, di mamma. Se volete avere gli addominali come i suoi, mangiatevi queste cose qua. Capito? Cazzo. Io direi che ci vediamo al pre-nanna e poi. Eccoci qua. Allora adesso spuntino pre-nanna.
come potete vedere è 1:30 e io adesso mi mangerò questo yogurt greco qua, che non è greco, però va bene lo stesso. 3% grassi, si mette a fuoco, no che non mette a fuoco, e vabbè, pazienza. E poi questi cornflakes qua, normalissimi, e ci possiamo vedere domani. E buonanotte a tutti e ciao. Le facce la mattina sono sempre le più belle. Comunque, buongiorno. Allora, oggi 2 uova. Io solitamente faccio 200 ml d'albumi, ma dato che qua non ci sono gli albumi, mi accontento di 2 uova, anche perché erano le ultime. Poi latte scremato. E poi ci metterò una porzione abbondante di cornflakes, così almeno non vi dico i grammi. E io lo spuntino non so se lo farò, appunto, perché è mezzogiorno. È mezzogiorno e 20 adesso, quindi ve lo dico al massimo adesso. E solitamente faccio o 100 grammi di fesa di tacchino e un pacco di gallette, oppure 2 scatolette di tonno e sempre un pacco di gallette. A parte che quando sono a scuola mangio sia 100 grammi di fesa di tacchino che 2 scatolette di tonno al naturale sempre, e poi un pacco di gallette. E direi che ci possiamo vedere dopo al pranzo. Ciao belli, com'è? Che te stai a mangiare? Vabbè, comunque, io adesso mi sto mangiando. Quanto riso ci siamo fatti? 500 grammi circa. Tanto. Tanto riso. Tanto riso in bianco, senza niente, con un filo d'olio. Insalata e poi sempre, questo è 665 grammi di pollo, che poi alla fine c'è un sacco di ossa, ci sono un sacco di ossa. E niente, questo è circa, credo che saranno solo di carne, 200-250 grammi. Carboidrati, insalata e poi frutta, una banana ancora da mangiarmi. E niente, io direi che ci vediamo al prossimo spuntino. Quindi pollo, o in alternativa 2 scatolette di tonno al naturale, un pacco di gallette e una banana. E poi dopo farò appunto lo spuntino del pomeriggio, capito? Quindi questo qua sarebbe della mattina. E io direi che ci potremmo vedere direttamente domani, appunto, così vi conto tutte le calorie giornaliere. Così vi lascio con questo sunset bellissimo, che poi non è un sunset, ma c'è lui che si fa i selfie.